Ciao, terrestri! Sei di nuovo in ritardo! Le lezioni sono iniziate da un po'. Siedi! Guarda! È un alieno! Chi se ne frega? Ecco Samanoide! È un umanoide locale! Che li ama gli alieni! E Caroline protegge la natura e non crede negli ET. Il professor Plumbum è il nuovo supplente che sostituisce il prof Coseno, misteriosamente scomparso. Samanoide arriva a scuola. Ciao, vicino di casa! È solo Kelly che indossa un costume. Kelly ha un intero dossier sugli alieni e ha un diario speciale sugli UFO. Incolla la foto di un alieno sulla copertina di un quaderno. Kelly fissa Samanoide. E lui fissa le mucche di Caroline. Non c'è da stupirsi. Sono le vittime preferite degli alieni. Kelly, hai visto? La mia mandria è sparita! Certo, perché Samanoide è un alieno! Kelly, non essere stupida! Gli alieni non esistono! E allora perché nasconde le mucche nel suo disco volante? Ricreazione! Samanoide, fatti un giro! Io esaminerò il tuo disco volante. Fai un cerchio con una sezione in meno in feltro grigio. Fissa una cerniera lampo nella sezione. Incolla l'altro cerchio senza cerniera. Assembla i due coni per fare un disco volante. Fissa due strati di stringhe di lucine sul bordo. Nascondi la batteria all'interno dell'astuccio. Incolla una mezza sfera di plastica trasparente sulla parte superiore. Interessante! Cosa nasconde all'interno? Fa esperimenti sugli animali? Vediamo. Accidenti! Cosa vuoi? Non vedi che ho da fare? Lo sapevo! Esistono! A Caroline mancano le sue mucche. Piccole, dove siete? Ciao, Caroline! Come stai? Mangiare le sue mucche è stata una pessima idea. Ecco, Caroline, prendi questo. Taglia le mucche giocattolo a metà. Usa un cutter riscaldato. Versa la colla a caldo all'interno. E attacca un magnete. Queste non sono solo mucche, ma identificatori di armadietti. Attacca i magneti alla porta e capirai che sono di Caroline. Samanoide nasconde dei segreti nell'armadietto. Che cos'è? Un teletrasporto? Kelly osserva ogni sua mossa. Svelerò tutti i suoi segreti. C'è un intero museo umanoide qui dentro! Sapevo che era uno di loro. Farò una foto alle prove. Cosa sta facendo Samanoide? Lo sapevo. Si è infilato un bigliettino sotto pelle. Prova, visto? È un alieno e sta barando. Guardi qui. Ma anche il prof nasconde qualcosa. Guarda il suo portamatite. Copri i buchi di una tazza con manico rotto usando l'argilla polimerica. Aggiungi occhi alieni allungati fatti di argilla polimerica. E inforna seguendo le istruzioni. Colora la tazza con vernice acrilica verde. Rivesti la tazza con vernice acrilica. Kelly, ti serve un pennarello? Oh no, tutti intorno a me sono alieni, lo sapevo! È una cospirazione! Non toccatemi! Era solo un sogno! Dove sono le mie prove? Gli alieni le hanno cancellate! Ah no, ho solo girato le foto!
Mi spiano! Lo sento! Prof! Kelly, guarda qui! Stai per dimenticare tutto! Kelly vuole catturare l'umanoide. Ha fatto una borsa che piacerà sicuramente ai samanoidi. Vediamo cosa farà. Ritaglia due teste di alieni da una cartelletta di plastica verde con qualche extra lungo i bordi. Taglia il bordo a zigzag. Piega le punte. Incolla una cerniera lampo su una striscia di plastica. Incolla a caldo il lato del sacchetto alla striscia con la cerniera. Incolla una tracolla fatta di fettucce. Aggiungi un fondo. E l'altro lato. Incolla gli occhi in gomma piuma nera ai bordi. Oh, fratello mio, cosa ti hanno fatto? Ti riporto in vita! Libera! Dai, fratello, torna in vita! Ah! Oh no, per favore! Chi vuole andare alla lavagna? Caroline, vieni! Purtroppo Caroline non conosce le risposte. Amico, aiutami! Calma, Samanoide prende il suo speciale dispositivo spaziale. Togli l'inchiostro da un pennarello. Usa l'acetone per togliere l'etichetta. Inserisci un puntatore laser. Decora il pennarello con nastro adesivo. Copri la torcia con nastro isolante nero. Definisci il cappuccio con vernice acrilica nera. Aggiungi un dettaglio in carta verde metallizzata. Samanoide brucia le risposte corrette sulla lavagna con la sua spada laser. Tecnologia aliena! Grazie, Samanoide, mi hai salvata! Ma non per molto. Il compagno di classe sta già facendo piani per invadere il pianeta. Che sete! Samanoide, prendo il tuo bicchiere di Coca-Cola. Taglia un anello di gomma piuma argentata. Incolla un coperchio trasparente. Fai dei cerchi di carta metallizzata con una perforatrice. Incollali all'anello. Forma una testa aliena in argilla autoindurente intorno alla cannuccia. Aggiungi un raggio sul bicchiere con vernice opaca. Attacca l'immagine di una mucca sul fondo. Versa una bevanda nel bicchiere. Aggiungi la cannuccia e metti il coperchio. Al Samanoide non piace condividere la bevanda. Che succede al bicchiere? È strano! Ehi, che c'è che non va? Oh! Caroline, cos'è successo? Niente, devo andarmene! Kelly ha fondato un gruppo anti-umanoide. Abbiamo anche dei badge identificativi. Scurisci il retro di una foto di un alieno con una matita. Appoggialo su gomma piuma bianca. Traccia il contorno dell'immagine. Colora con vernice acrilica. Ritaglia. Incolla una spilla sul retro. Rivesti con vernice acrilica. Fai qualche spilla aliena. Ora credete che gli alieni esistono. Giurate sul manuale umanoide. Oh no, sono di nuovo loro! Per favore, non cancellate la nostra memoria! Troppo tardi. Grazie per la collaborazione. Consegnerò i file alla direzione degli UFO. Alla prossima!
è piaciuto il nostro umanoide al college? Scrivi qui sotto se qualche tuo amico è alieno e come si comporta. Farebbe un astuccio per le matite a disco volante, una borsetta umanoide o un portamatite. E metti un like al video, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere le nuove idee sugli UFO di Trum Trum.